Buongiorno, dottor Giacosa. Oggi vorremmo parlare con lei di prevenzione. Il tumore al colon retto rappresenta in Italia una delle patologie tumorali più diffuse nella popolazione. Quali sono i sintomi ai quali dobbiamo prestare attenzione nella vita quotidiana e quando è opportuno recarsi da uno specialista per una visita di approfondimento? Oggi in Italia ogni anno abbiamo 50.000 nuovi casi di cancro al colon retto e in Italia attualmente circolano circa 300.000 persone affette da questa malattia, quindi sono numeri molto alti. Considerando il fatto che questo tumore investe sia maschi che femmine, leggermente con prevalenza maschile, però globalmente con pari opportunità purtroppo, noi ci troviamo di fronte a una situazione estremamente critica, perché questo è un tumore evitabile laddove si avvii una prevenzione corretta, cosa che ancora non è così diffusa come concetto. In realtà i sintomi sono molto blandi purtroppo. Perché? Perché abitualmente è un tumore che non dà dolore, se non nei casi estremi, così come il sangue, la perdita di sangue, che rappresenta il parametro forse più comune e più frequente, è sempre tardivo, se non in piccola quantità di sangue perduta e osservabile attraverso quello che si chiama ricerca di sangue occulto fecale. Però questo test spesso è incongruo, perché il sangue può derivare da un'emorroide, può derivare da altre cose che cancro non sono. Quindi la prevenzione espressa nella sua maniera più qualificata è fondamentale e deve avvenire nei soggetti in fase asintomatica. Sappiamo che il tumore aumenta la sua probabilità di comparsa dopo i 50 anni, quindi occorre che la popolazione, tutti noi, prendiamo coscienza del fatto che attorno ai 50 anni occorre iniziare ad avviare una vera prevenzione. E la vera prevenzione non si basa sui sintomi, ma sulla necessità di effettuare una coloscopia con cadenza periodica. Dottore, ci ha parlato di coloscopia come uno degli esami diagnostici che a livello preventivo è fondamentale. Ci può spiegare in che cosa consiste questo esame e soprattutto come avviene? La coloscopia rappresenta l'esame ottimale per la prevenzione dei tumori al colon retto. L'esame è un esame impegnativo, non è un esame semplice, ma è un esame che alla luce delle tecnologie e delle modalità operative attuali può essere estremamente semplice per il paziente. È un esame che richiede una preparazione, bisogna che l'intestino sia pulito e quindi occorre che il paziente nei giorni precedenti esegua una dieta priva di scorie, cioè senza frutta, verdura, pane, pasta e affini, cioè solo proteica e liquidi a volontà. Nell'ultima mezza giornata, il pomeriggio precedente l'esame, occorre avere un lavaggio intestinale che oggi può essere effettuato con prodotti molto semplici, non invasivi, e quindi pulire l'intestino è cruciale. È importante perché se l'intestino non è perfettamente pulito, l'indagine poi assume caratteri più complessi, viene prolungata ed è difficile. L'esame dura una quindicina di minuti, massimo 20, e rappresenta innanzitutto la modalità per cogliere una diagnosi precoce. Perché? Perché nel 95% dei casi un tumore al colon, un tumore maligno del colon, nasce da una lesione benigna, da un polipo abitualmente, e queste lesioni possono essere tolte, possono essere diciamo asportate con un intervento endoscopico. Quindi la coloscopia rappresenta una tecnica sia diagnostica che terapeutica, perché è in grado di rimuovere queste lesioni all'origine, quando sono benigne, e quindi impedire che diventino poi maligne nel tempo. Ha descritto l'esame della coloscopia come un esame impegnativo per i pazienti e spesso i pazienti si approcciano a questo tipo di esame diagnostico con un certo livello di preoccupazione. Possono nascere delle complicazioni o ci sono dei rischi a breve e a lungo termine nel sottoporsi a questo tipo di esame? Sfatiamo innanzitutto un mito. Il problema, il concetto, diciamo, di impegnativo, alcune persone lo identificano con un'altra parola, invasivo. Invasivo è logico perché si invade il corpo, si entra nel corpo dell'individuo per vedere il colon è lungo 1,5 metri d'abitudine, quindi è un esame particolarmente sofisticato e complesso, però non è invasivo in termini di danno all'individuo se viene condotto correttamente, quindi le complicanze possono sempre esserci come qualsiasi atto chirurgico, con qualsiasi atto medico, però in realtà
se la procedura viene condotta correttamente, con tecnologie ottimali e soprattutto in mani esperte, perché è una tecnica, diciamo, sofisticata, complessa, che richiede un training per l'operatore particolarmente prolungato negli anni, ebbene, se tutte queste regole vengono rispettate, la complicanza è realmente molto molto ridotta, occasionale. E ripeto, il punto cruciale di questa realtà è legato alla possibilità operativa. Insisto su questo perché? Perché vi sono altre tecniche, di cui parleremo probabilmente dopo, alternative alla coloscopia endoscopica, ma l'unica realtà che permette di acquisire questi risultati è proprio questa tecnica. Ci sono casi invece in cui l'esecuzione della coloscopia è sconsigliata? C'è un unico caso in cui realmente occorre evitare di effettuare la coloscopia ed è la presenza di una cardiopatia di tipo ischemico, cioè un infarto in tempo molto recente. Si considera come pratica ottimale attendere 6 mesi, da 3 a 6 mesi, il post, diciamo, infarto per effettuare una coloscopia. Per contro, la coloscopia può essere condotta, anzi è cruciale eseguirla in caso di emorragia, quando il paziente ha situazioni di tipo particolarmente anche severo dal punto di vista clinico. Perché? Perché addirittura in quei casi la coloscopia può essere terapeutica. Se c'è un sanguinamento e si identifica il punto di sanguinamento con delle tecniche attuali, posizionamento di clip metalliche, altre tecniche laser, si possono addirittura effettuare interventi terapeutici su queste condizioni. Vi ha accennato poco fa. Qual è la differenza fra coloscopia e coloscopia virtuale? I due esami presentano la stessa accuratezza diagnostica? Sono due esami diversi. Il primo, endoscopico, avviene attraverso una sonda che viene posizionata per via rettale e transita lungo tutto il metro e mezzo dell'intestino, permettendo di vedere ogni piccolo dettaglio attraverso una analisi diretta, e lo strumento è guidato dall'operatore, che è in grado di seguire in maniera molto attenta tutto il percorso intestinale. La coloscopia virtuale è una TAC sostanzialmente, è una tecnica TAC, quindi radiologica, richiede lo stesso tipo di preparazione intestinale. La differenza fra quella endoscopica e non endoscopica, cioè radiologica, è che la prima, quella endoscopica, avviene con il paziente in sedazione, mentre nella seconda il paziente non è sedato. Molti pensano che la coloscopia virtuale non sia dolorosa, sia una cosa semplice, in realtà spesso comporta dolore, perché più dolore perché il paziente non è sedato. L'altra differenza importante è rappresentata dal fatto che la virtuale non permette di essere operativi, quindi non si possono fare biopsie di lesioni particolari, non si possono rimuovere polipi, non si può essere operativi a nessun titolo. È però una tecnica importante, ha delle sue indicazioni ben precise quando vi sia per esempio una stenosi, cioè una riduzione del canale dovuta a una diverticolosi grave, dovuta a una forma tumorale che chiude completamente l'intestino. Perché? Perché la forma virtuale può permettere, di vedere comunque l'indagine, esprimere una valutazione su tutto il colon, e quindi può essere a volte un completamento dell'indagine, oppure può essere anche una prima scelta in un paziente novantenne, in un paziente in condizioni estremamente severe e gravi, perché non essendoci il passaggio con la sonda attraverso il colon, per certi aspetti appare meno, tra virgolette, invasivo. Vi ha accennato anche lei all'inizio dell'intervista. Alcuni studi hanno evidenziato che grazie alle attività di screening il tumore al colon retto è attualmente in calo e che l'aspettativa di vita dei malati si è notevolmente allungata. Pertanto, al fine di effettuare un'attività preventiva veramente efficace, a partire da quale età è opportuno sottoporsi a questo esame e soprattutto con quale frequenza? La coloscopia pone una indicazione assoluta a 50 anni. Io lo dico a tutti i miei pazienti o amici che al compimento del 50° anno di solito si fa una grande festa. Ecco, io direi che proprio assieme ai regali, assieme a tutte le feste che si fanno per il 50° anno, occorre regalarsi anche una coloscopia. È una procedura estremamente importante perché a quell'età, ripeto, il rischio assume una curva che inizia a salire, quindi aumenta progressivamente il rischio con l'età, e a 50 anni occorre iniziare.
Se poi si trovano dei polipi, vi saranno dei tempi da 2 a 3 anni per ripetere l'indagine. Se non si trova nulla, si può salire a 5 anni e ogni 5 anni ripetere questa indagine. Però, se vi è familiarità, se vi è nella famiglia una persona, il papà, la mamma, un fratello, cioè parenti di primo grado, che abbiano avuto un problema grave, cioè un tumore intestinale, il discorso può cambiare, perché di solito si considera l'inizio del tempo, diciamo, di attivazione della procedura preventiva coloscopica 10 anni prima della, diciamo, comparsa, dell'età di comparsa. Quindi se un parente ha avuto tumore a 50 anni, ecco che la soglia inizia da 40 per il parente, per il figlio, per il nipote. Grazie mille per il suo tempo, dottor Giacosa. È stato un piacere.